Da monumenti che difendono a monumenti che diffondono cultura e innovazione. Quasi uno spot per il Castello Svevo di Trani, che questa mattina ha ospitato la cerimonia regionale di inaugurazione dell'anno scolastico con il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Dall'idea di considerare i manieri federiciani elementi caratterizzanti ed identitari di un territorio, nasce la visione di una cultura che abbracci le opportunità collegate ad un patrimonio di inestimabile valore. Per fare questo, spiega il ministro Bianchi, servono risorse ed investimenti destinati alla scuola per annullare il divario tra nord e sud del paese. Noi sul PNRR abbiamo moltissime risorse, come lei sa abbiamo 18 miliardi e mezzo, di cui 13 sono per le infrastrutture e 5,4 per lo sviluppo delle attività. Di questo il 40% deve andare al mezzogiorno, quindi il 40% sia delle infrastrutture per un verso che delle altre misure. Delle altre misure c'è ad esempio un intervento specifico proprio per riduzione dei divari nord-sud. Quindi l'abbiamo previsto, l'abbiamo indicato, lo stiamo definendo nella maniera specifica, usciranno a novembre, cioè questo novembre, già i primi 5 miliardi di bandi, di cui essenzialmente 3 miliardi per gli asili nido, che voi sapete per noi sono assolutamente una priorità, 400 milioni per le mense, 300 milioni per le palestre e il resto fino a 5 miliardi per la ristrutturazione delle scuole, il 40% sarà per il sud. 20 le scuole pugliesi che hanno partecipato alla cerimonia, aperta dall'inno nazionale interpretato dall'Istituto Pietro Mennea e dal Liceo Casardi di Barletta. Un momento per celebrare il ritorno in aula in presenza dopo un anno segnato dalla fase acuta dell'emergenza Covid. Un risultato reso possibile, ha sottolineato il presidente della regione Michele Emiliano, dall'efficienza messa in campo dalla macchina vaccinale pugliese. La sicurezza delle scuole, ha spiegato il ministro Bianchi, è stata una priorità di questo governo. Nella scuola siamo al 94,4% di prima dose e al 91,5% di seconda dose. Come avete visto, io ho richiesto tra l'altro che dopo gli ottantenni siano ancora una volta gli insegnanti nella priorità assoluta. I ragazzi hanno risposto molto bene, siamo in media al 70%, con i ragazzi fra i 16 e i 19 anni addirittura all'84%. La scuola italiana ha tutte le carte in regola per ridiventare sinonimo di eccellenza. Il ministro Bianchi prende ad esempio i risultati raggiunti da un istituto di Barletta nel campo dell'innovazione e dell'inclusione. Una nuova eccellenza che però abbia tre caratteri. Il primo, la riduzione dei divari nord-sud, la riduzione delle dispersioni e l'inclusione di tutti. Oggi ho visto la scuola Garrone, è una scuola veramente molto bella che fa da riferimento. Vedete quella scuola lì, quello è il nostro riferimento.